Benvenuti a Napoli, precisamente siamo qui alla notizia. Oggi parleremo degli errori più comuni sulla pizza napoletana, fatta dai pizzaioli o dalle persone a casa. Primo errore, panetto secco, dettato da una semplice distrazione di non copertura del contenitore dell'impasto. Il pizzaiolo non copre l'impasto e l'impasto diviene secco. Difatti, se voi notate, vedete che praticamente l'impasto ha perso umidità nella parte sottostante. Quando noi lo andiamo a lavorare, ci troviamo delle difficoltà enormi. Evidenziamo, già nella fase di farcitura, vediamo una situazione non uniforme. Ovviamente la farcitura è sempre comunque la stessa, non modifichiamo nulla della farcitura, andiamo ad infornare. Si evidenziano le croste da questo lato, quindi noi abbiamo un impasto che è lievitato, che è molto asciutto, però pieno di croste. Secondo errore, abbiamo un panetto, che succede spessissimo, che non è lievitato. Impasto non lievitato, ci abbiamo delle problematiche per lavorarlo. Molto duro, difficoltà nella stesura. Elastico. Allora, in questo caso vedremo una pizza che non è lievitata in un forno e vediamo come reagisce dal punto di vista del cornicione, dal punto di vista della digeribilità. La farcitura è sempre la stessa. Andiamo a infornare. Ecco qua, si nota il tutto che l'impasto non è lievitato. Terzo errore, panetto preso dal frigo e manipolato, farcito allo stesso momento e cotto. Abbiamo preso direttamente l'impasto dal frigo a 4 gradi, non lo portiamo a una temperatura ambiente di 22-25 gradi. Abbiamo delle difficoltà a stendere perché ce l'abbiamo fredda. Ci sarà una reazione chimica all'interno, la pizza lieviterà, però uscirà tutta una serie di puntini neri che nella tecnica napoletana, nel parlare delle pizzaiole, si definisce ammorbillo. Andiamo a infornare. Ecco qua, questo è il difetto fondamentale di una pizza tratta dal frigo e messa subito nel forno. Queste bolle ti indicano la pizza a morbillo. È una reazione che hanno gli amidi nella variazione di temperatura. Quarto errore, abbiamo il panetto collassato. Che significa collassato? Collassato significa che un panetto ha una sua crescita, una sua stabilità e poi va a morire. In questo caso l'impasto ha superato più le 18 ore, ha perso tenacità e forza. Difatti si nota che praticamente il reticolo glutinico viene sottile a centro la pizza e non c'ha forza. La farcitura è sempre la stessa. E la andiamo a infornare. Abbiamo una pizza molto piccola, può sembrare una pizza abbastanza lievitata, ma in realtà senza reticolo glutinico, si sfalda. Quinto errore è il panetto con eccessiva umidità, dettato esclusivamente
dall'umidità presente nell'aria o dalla poca farina che noi abbiamo immesso nella preparazione dell'impasto. Quindi, per risolvere questo problema, il pizzaiolo a casa che cosa fa? La riempie di farina. Riempiendo di farina la pizza non attacca più, però avremo un problema nella cottura. Farcitura sempre la stessa, sarà una pizza molto 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 amara, dettata dal bruciare della farina nella parte sottostante e nella parte soprastante. Dall'aspetto esteriore sembrerà una pizza perfetta, ma noi se andiamo a vedere sotto, purtroppo non riusciamo a sentire il profumo, troveremo la farina bruciata nella parte sottostante. Sesto ed ultimo errore, gli errori nella cottura della pizza. Sono due tipologie di errore, un errore con una temperatura del forno molto bassa, un errore con una temperatura del forno molto alta. Sono due problemi collateralmente distanti. Forno troppo basso, quindi perdita di umidità della pizza napoletana, quindi pizza biscottata, o forno a temperatura troppo alta, superiore ai 465 gradi, e viene una pizza bruciata. La temperatura del forno non idonea per la pizza napoletana. Una temperatura del forno inferiore ai 430 gradi centigradi, la pizza cuoce più del tempo dovuto e ci ritroviamo ad avere una pizza biscottata per la perdita di umidità. Eccola qua, la pizza biscottata. Vedete? Crac, crac, crac. Nel senso che praticamente noi abbiamo 60-90 secondi per cuocere la pizza napoletana, questa qua è cotta più di 3 minuti. Allora abbiamo visto questi 6 errori più comuni. Per evitare altri errori e maggiori informazioni, c'è un testo scientifico in italiano e inglese fatto con l'Università Federico II di Agraria. A presto!